Entriamo appunto in un altro interessante e originale stand che ha attirato la nostra attenzione, dove vediamo numerosi oggetti di arredo anche appunto per la casa, per l'interno, per l'esterno, insomma, tutti quanti creati in maniera molto originale e molto appunto particolare, sempre in maniera, ricordiamo, artigianale. Quali sono gli articoli che vanno per la maggiore? Per quanto riguarda le mie produzioni, in realtà vendo un po' di tutto. Magari a seconda del periodo, della stagione, si vende di più il portavaso rispetto alla bottiglia o all'accessorio per la persona, però di solito io vendo un po' di tutto. Infatti appunto vediamo che qui abbiamo degli originali portavaso, se così si può dire, giusto? Praticamente come sono ricavati questi appunto portavaso? Io lavoro principalmente riciclando oggetti che altrimenti andrebbero semplicemente nell'immondizia. Infatti queste sono delle lattine e dei pomodori pelati che io trasformo in cash pot. Sì, e sono appunto decorati poi? Decoupage. Quindi appunto lei ha un vero e proprio laboratorio in cui poi svolge, diciamo, queste attività, in cui crea queste, fa comunque tutto artigianalmente, sì, tutto e tutto quanto. Rigorosamente da me, però a casa. Il mio laboratorio è una casa produzione mia. Casalinga che però si sposta qui all'esterno per strada in occasione appunto di queste esposizioni delle bancarelle, vediamo. In termini appunto di tempo, quindi anche magari per capire meglio qual è il costo poi effettivo, quanto tempo le prende, qual è la fatica e l'impegno? Comunque c'è dietro questi lavori che in apparenza magari possono sembrare semplici, ma magari comunque richiedono un impegno consistente. Con questa domanda tu hai colto nel segno, diciamo, di quella che è la problematica economica di noi piccoli artigiani, perché personalmente se mi mettessi a calcolare le ore effettive di lavoro che ci vogliono per gli oggetti e poi mi facessi il calcolo di tutto il costo del materiale, oltre al costo dello stare qua, quindi solo pubblico, quota associativa e quant'altro, sinceramente non credo che ne uscirei molto bene, quindi in realtà io non vado molto a calcolare il tempo che impiego, mi limito, diciamo, a considerare la spesa del materiale. Quindi appunto è mossa sicuramente dalla passione e dall'impegno, comunque soprattutto magari dalla soddisfazione ovviamente che poi può avvenire al lavoro finito, e sulla stessa soddisfazione che magari poi può riscontrare nei clienti che magari apprezzano il suo prodotto rispetto ad altri. Sì, io in questo senso sono soddisfatta del lavoro che svolgo perché ho una clientela vecchia e nuova che mi segue un po' in tutte le esposizioni. Poi ovviamente l'impegno c'è e più ci si impegna e più si ha un riscontro. Tieni presente che in questo particolare momento quello che noi facciamo comunque ha un peso economicamente nel nostro bilancio, nel senso che non si può più lavorare semplicemente come hobbisti per avere una soddisfazione riscontro comunque più comunque avere un riscontro economico. Certo, lo si fa solo per la passione. Queste attività cominciano ad acquistare un valore che forse avevano perso. Quindi si riscopre comunque appunto il valore dell'artigianalità, il lavoro appunto fatto in casa e comunque soprattutto, come lei ha giustamente sottolineato, l'arte anche del riciclo, in senso positivo di riutilizzo dei materiali che comunque possono, diciamo, tornare a vivere, possono tornare ad avere una nuova utilità, insomma, perché no? Quindi anche nella salvaguardia dell'ambiente e della natura, quindi questo è un valore aggiunto a nostro avviso. Esattamente, questo è proprio, diciamo, il centro del mio lavoro. Più di riciclo potremmo parlare di riuso, o entrambe le cose. Perfetto, allora noi la ringraziamo e complimenti per tutte le sue creazioni. Grazie. Grazie, arrivederci.